Paolo Ribè, pastore del Tempio di Torino, della Chiesa di Torino, la chiesa che ha ospitato la visita storica di Papa Francesco. Che emozione è stata? Beh, certamente è stata un'emozione, ma non tanto perché è una persona celebre venuta qui, quanto piuttosto l'emozione che si ha quando dei fratelli o delle sorelle si incontrano. E io credo questa è la dimensione nella quale abbiamo vissuto questi momenti, in tutta semplicità. C'erano certamente problemi di organizzazione di vario tipo, ma mi sembra che nel momento poi clou dell'incontro la semplicità, la schiettezza, la chiarezza nel nostro parlare e nel nostro rivolgerci l'uno all'altro e la fraternità siano stati un po' i segni che hanno marcato questa visita. Quindi l'emozione sta qui, nel fatto che si può anche prospettare un percorso anche per il futuro. Infatti Papa Francesco ha parlato proprio di questo, di un percorso che può iniziare oggi, un percorso importante, non solo ecumenico. Ma il discorso ecumenico naturalmente non comincia oggi. Torino poi ha anche una specificità di avere per esempio un comitato interfedi comunale, laico potremmo dire, in cui le fedi si incontrano. Quindi i luoghi di incontro ci sono. Io credo che sia a livello locale che a livello generale, anche nel dibattito teologico, sia importante poter procedere e fare dei passi avanti. Finora c'è un po' la sensazione che almeno una parte della teologia tiri indietro, guardi indietro. Io credo che anche i discorsi di oggi, diciamo gli input che sono stati dati, dicano guardiamo avanti, biblicamente fondati, ma guardiamo avanti. Avevate parlato prima di questo incontro di un incontro alla pari, sarà un incontro alla pari. Abbiamo visto un Papa Francesco molto emozionato anche lui. Penso di sì, ma poverino, credo fosse anche stanco dopo la giornata campale di ieri. Ma come dicevo all'inizio, non è stato un incontro di vertici, è stato un incontro di fratelli e sorelle, visto che c'era anche Alessandra Trotta, il nostro diacono presidente dell'OPCEMI. Per questo è un incontro alla pari, non sono dei poteri che si sono incontrati, anche perché lì saremmo ovviamente stritolati dalla dimensione della Chiesa Cattolica e la nostra. Non era, ripeto, un incontro di poteri, ma un incontro fraterno, e in questa dimensione, in questa direzione noi vogliamo procedere.